La strategia aggressiva adottata dagli Stati Uniti per affrontare i problemi economici e finanziari sta dando risultati migliori di quelli prodotti dalla lenta tattica europea. America e Europa, le diverse risposte alla crisi. In questo video con Paolo Manasse, professore di economia politica dell'Università di Bologna, in collegamento internet da Milano. Ciao Paolo, bentornato alla ragazza. Ciao Luciano, ciao a tutti. Anche se si tratta della ripresa più debole della storia moderna, l'economia degli Stati Uniti sta facendo meglio di quella della zona euro e potrebbe presto accelerare. Il PIL americano è tornato ai livelli di pre-crisi da più di un anno, mentre l'Europa deve ancora recuperare il terreno perduto e rimane nella recessione iniziata nell'ultimo trimestre del 2011. L'America è a metà strada, potremmo dire, tra la terapia intensiva e l'uscita dall'ospedale, mentre l'Europa è ancora in piena terapia intensiva. Quali credi siano le cause principali di questa differenza, Paolo? Ma direi che ci sono cause sia di carattere strutturale sia di carattere congiunturale. Quelle di carattere strutturale è che, insomma, per dire molto semplicemente, gli Stati Uniti è un'economia molto forte che cresce comunque, che è un terreno molto favorevole all'innovazione, al progresso della tecnologia, alla produttività e al business, insomma, un paese anche molto grande dove ci sono forti economie di scala. L'Europa è fatta di paesi molto più piccoli e che hanno rigidità strutturali molto forti. Alcuni paesi hanno fatto importanti riforme, molti altri, che poi sono quelli che hanno i problemi, non le hanno fatte, quindi hanno delle economie che rispondono molto più lentamente a shock e a cadute della domanda. E poi ci sono aspetti di carattere congiunturale che hanno a che fare con le diverse politiche economiche, sia la politica fiscale molto più espansiva negli Stati Uniti, sia la politica monetaria anch'essa più espansiva negli Stati Uniti. Quindi entrambe queste cose hanno giocato. Intanto abbiamo visto la differenza di andamento del prodotto interno lordo fra gli Stati Uniti e l'Europa. Adesso vi mostro un altro grafico, un tantinello più complesso, la disoccupazione. Qua in alto, dal 2007 al marzo del 2013, passa dal 4,6 al 7,5 negli Stati Uniti, nella zona euro passa dal 7,9 al 12%. Si vede anche qua il periodo di recessione negli Stati Uniti da fine 2007 a metà 2009. La crescita del PIL dal primo trimestre 2007 al primo trimestre 2013, in precedenza l'abbiamo vista su base annuale, questa su base trimestrale. Poi in questo grafico qua vediamo l'euro contro il dollaro dal 2007 a 1,30, al 10 marzo del 2013 a 1,29,80. E poi l'azionario. Dal 2007 al 10 marzo lo Standard & Poor's che sale del 15,09%, lo Stock 50 che invece segna una flessione del 32,6%. Ora da marzo a maggio qualcosa è cambiato, ma fondamentalmente questa è la situazione. Una foto che riassume appunto la differenza delle due economie con i mercati. Paolo, che ne prendono atto? Sì, direi che il grafico della disoccupazione è molto rivelatorio, insomma, sembra un grafico che si insegna agli studenti di economia quando si discute questo problema dell'isterese sul mercato del lavoro, che vuol dire che in America gli shock attuali hanno degli effetti temporanei, per cui una caduta della domanda, problemi analoghi hanno un effetto iniziale di far aumentare la disoccupazione, ma poi il mercato si aggiusta perché comunque la disoccupazione fa calare i salari, dice le imprese di assorbire la manodopera, mentre invece in Europa disturbi di shock anche di carattere temporaneo hanno degli effetti permanenti. Questo si vede per il fatto che la disoccupazione aumenta, ma poi, mentre negli Stati Uniti cala, in Europa rimane alta, anzi addirittura continua a crescere. Quindi c'è un problema veramente strutturale della mancanza di aggiustamento sul mercato del lavoro, che è dovuto al fatto che questo mercato è in molti paesi, a partire dall'Italia, ma anche in Francia e Spagna, per esempio, meno dopo le riforme in Germania, un mercato molto, molto segmentato, dove comunque ci sono insider e outsiders, dove la recessione in realtà non influenza sui contratti. Quindi questo è un elemento strutturale e questo poi si ripercuote anche
sulla capacità dell'economia di creare poi posti di lavoro. Questi grafici dell'aumento del PIL, dell'uscita anche se lenta dalla recessione negli Stati Uniti, che invece non si è verificata in Europa. Insomma, e poi i mercati finanziari naturalmente ne prendono atto. Poi lì il discorso sarebbe complicato, perché sappiamo che poi la crisi portata dagli Stati Uniti ha generato a sua volta la crisi del debito sovrano, che ha complicato le cose molto più in Europa che negli Stati Uniti. Insomma, il discorso si fa un po' complesso, però diciamo questi grafici illustrano il punto che facevo prima. Insomma, sembra un replay di quello che è successo con l'aumento della disoccupazione dopo gli shock del petrolio degli anni 70. L'andamento divergente tra la Eurozona e gli Stati Uniti riflette anche le diverse strategie di politica monetaria, Paolo. La Fed ha tagliato il tasso di riferimento al record vicino allo zero nel dicembre del 2008 e lo ha lasciato a quel livello. Ha condotto 3 giri di quantitative easing, spingendo il suo bilancio a 3.300 miliardi di dollari. Intanto introduco anche il grafico dei tassi americani, questo è un po' monotono, ma è così appunto, no? Dal vicino allo zero, appunto dal 2008. Poi vedremo anche i tassi in Europa. La Banca Centrale Europea è stata decisamente più conservatrice, il suo bilancio adesso è a 2.600 miliardi di euro, cioè il 16% al di sotto del picco del giugno scorso. Ha alzato i tassi di interesse nel 2008 e nel 2011, mentre li ha tagliati al minimo storico dello 0,5% solo questo mese, a maggio 2013, oltre 4 anni dopo l'azione della Federal Reserve. E poi naturalmente a complicare il compito della Banca Centrale Europea, le banche affannate della periferia dell'euro fanno resistenza a passare il minore costo del denaro ai loro clienti. Sì, ci sono tante cose che in qualche modo congiurano contro l'efficacia della politica monetaria in Europa rispetto agli Stati Uniti. Uno è naturalmente il fatto che la Banca Centrale Americana è molto più libera dai vincoli politici di quanto sia la Banca Centrale Europea, che comunque deve in qualche modo non scontentare nessuno. Oggi ci sono addirittura pressioni abbastanza sui prezzi in paesi come la Germania, cosa che invece evidentemente non ci sono nei paesi periferici. E c'è poi il problema dell'ossessione tedesca nei confronti del pericolo dell'inflazione e con tutte le sue ripercussioni. Poi c'è un problema che dal punto di vista proprio statutario la Banca Centrale Europea non può fare delle cose che possono fare gli Stati Uniti, per esempio non può fare dei prestiti direttamente alle imprese comprando obbligazioni sul mercato di privati, non può comprare sul mercato primario i titoli di Stato alla loro emissione, anche se poi sappiamo che in qualche modo questo problema si è posto rimedio in maniera indiretta. E poi esiste un problema dell'efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti. In Europa abbiamo dei sistemi bancari che sono abbastanza frammentati, dove spesso esistono dei limiti alla competizione internazionale di questi sistemi, in cui c'è una protezione dello Stato nelle banche nazionali, e queste banche sono spesso piccole, dove c'è un'influenza della politica. Insomma, questo interrompe la trasmissione anche di quello che può fare la Banca Centrale Europea, e le banche poi non passano gli sconti ai loro clienti. Quindi è tutto un insieme complesso che fa sì che anche gli effetti di politica monetaria espansiva in Europa sono molto più faraginosi, più lenti di quanto avvenga negli Stati Uniti. In Europa abbiamo anche i politici che stanno ancora bisticciando sull'unione bancaria, che dovrebbe rompere il legame di contagio tra banche e governi, tra debito privato e debito pubblico. Adesso la Banca Centrale Europea è stata lasciata da sola a curare il sistema attraverso prestiti a lungo termine alle istituzioni finanziarie, con la giustificazione che le banche in Europa contano per l'80% dei finanziamenti, mentre negli Stati Uniti solo per il 20%. La divergenza tra Stati Uniti e Europa si può vedere anche dunque attraverso la difficoltà, appunto, che le aziende hanno ad accedere al credito. Come abbiamo detto, le banche in Europa, Paolo, sono un cattivo affare, o perlomeno più brutto di quelle in America. Sì, direi che sono un cattivo affare. Questa è la vecchia differenza strutturale tra un sistema bancocentrico
in Europa, un sistema invece basato sul mercato azionario negli Stati Uniti. E il problema è un problema che in qualche modo riflette non solo la storia e le tradizioni dei due paesi, ma riflette anche un problema di dimensioni, cioè il fatto che le imprese in media in Europa, in alcuni paesi particolari come Francia, Italia, Spagna e così via, hanno dimensioni tutto sommato molto più ridotte in media quanto abbiano negli Stati Uniti, e questo comporta anche una difficoltà di accesso ai mercati obbligazionari, al mercato azionario, molto maggiore di quanto invece accada negli Stati Uniti. Quindi c'è anche un problema di dimensione di impresa, e poi ci sono tutta una serie di altri problemi a cui alludevi sull'unione bancaria, e questi hanno a che fare con il vecchio problema della non disponibilità dei paesi che hanno minori problemi di spendere i soldi dei loro contribuenti per aiutare le banche di altri paesi. La differenza sta anche in una diversa azione governativa, Paolo. Dall'inizio della crisi finanziaria nel 2007 e dalla sua accelerazione con il collasso della Lehman Brothers nel 2008, gli Stati Uniti hanno messo insieme un fondo di salvataggio per le banche da 700 miliardi di dollari e ha applicato un programma di stimolo fiscale da circa 800 miliardi di dollari. In Europa le varie nazioni hanno fornito 1.700 miliardi di euro di supporto al sistema bancario dall'ottobre del 2008, ma hanno evitato di ricapitalizzare le banche, anche se la crisi del debito è strabordata dai confini della Grecia. In occasione dell'ultimo salvataggio, il quinto di un paese euro, quello di Cipro, l'Europa ha perfino incluso una tassa sui depositi bancari non assicurati. I paesi europei hanno preferito circoscrivere, possiamo dire Paolo, la crisi piuttosto che trovare una soluzione collettiva di stampo continentale. Sì, non c'è dubbio che si è preferita la strada degli aiuti rispetto alla strada della ricapitalizzazione come è avvenuto negli Stati Uniti. Anche qua credo che il problema sia fondamentalmente il fatto che i paesi che comunque hanno avuto maggiori problemi a livello appunto di stabilità del sistema bancario erano gli stessi paesi che poi avevano anche problemi di bilancio pubblico, quindi il fatto che il bilancio fosse comunque nazionale faceva sì che questi paesi avessero anche molte più difficoltà a ricapitalizzare le proprie banche, visto che gli stessi paesi avevano poi dei grandi buchi nel loro bilancio. Quindi questo fatto che non ci sia comunque un bilancio federale, è come se ciascuno Stato americano dovesse mettere a posto le proprie banche senza alcun intervento dello Stato federale, e naturalmente questo è molto più difficile da fare. Poi c'è il discorso che lui levi delle politiche fiscali, e qui anche qua è come in Europa è capitato quello che in America sarebbe inconcepibile, cioè se c'è un problema, se io in California o in Texas, di bilancio, tutti invece che avere dei trasferimenti attraverso il sistema federale, tutti gli altri stati americani avessero stretto la cinghia insieme. Questo avrebbe aggravato i problemi nei paesi a rischio. In realtà questo è quello che è avvenuto in Europa, per cui si è imposta non solo giustamente, diciamo, politiche di austerità ai paesi che avevano dei problemi, ma si sono anche imposte agli altri paesi che invece avrebbero dovuto fare delle politiche espansive, proprio perché in qualche modo per tirar fuori dai pasticci trainando la domanda ai paesi in difficoltà. Invece da noi hanno fatto tutti la stessa cosa, sia quelli che dovevano farlo, sia quelli che invece avrebbero dovuto fare il contrario. Proprio questo dell'austerità era un altro punto che ti volevo proporre. La zona euro, sotto la guida tedesca, ha scelto l'austerità per aggiustare gli squilibri fiscali. Il deficit di bilancio medio della zona euro scenderà adesso al 2,9% del PIL quest'anno, dal 6,4% del 2009, secondo la Commissione europea. Negli Stati Uniti, invece, il presidente Obama ha opposto resistenza alle richieste repubblicane di ridurre il deficit, dicendo che l'economia non era forte abbastanza per sopportare il colpo. La battaglia politica che ne è scaturita, sappiamo, specialmente sull'aumento del tetto del debito, ha innervosito i mercati per qualche sessione, ma ha spostato il peso del restringimento della spesa fino a quest'anno, quando si pensa almeno che l'economia sia in uno stato migliore per sopportarlo. Dunque l'Europa poteva affrontare questa cosa dell'austerità in maniera diversa. Sì, io penso di sì, soprattutto attraverso delle politiche non necessariamente di spesa e di spreco, ma delle politiche per esempio di rilancio della domanda attraverso delle riduzioni delle imposte nei paesi che non avevano problemi. Penso naturalmente alla Germania, quindi non necessariamente bisognava cominciare a spendere come dei pazzi, ma delle politiche di riduzione del carico fiscale avrebbero in qualche modo
dato fiato non solo all'economia tedesca, ma sarebbero riusciti a trainare anche la domanda per i paesi invece no, con problemi di domanda, che erano quelli che stavano facendo le manovre più dure. Quindi questa uniformità è stato veramente il vero problema, insomma, in un'ottica in cui già la politica monetaria è la stessa per tutti e quindi una leva importante comunque di aggiustamento almeno di breve periodo come il cambio non c'è, e in un'economia dove purtroppo i prezzi e i salari non si aggiustano alle pressioni del mercato del lavoro, quindi dove ci sono forti problemi, se è chiaro imponiamo anche un one size fits all, no? una stessa misura anche per le politiche fiscali più recessive, è chiaro che non andiamo molto lontano, insomma. In conclusione, Paolo, l'America rappresenta un modello da seguire per la vecchia Europa? Adesso possiamo forse riassumere le differenze principali in migliori politiche e aggiustamenti più rapidi in America che in Europa. Però c'è anche un aspetto molto importante che non abbiamo considerato in questo confronto, a prescindere appunto dai dati economici, dalla disoccupazione, dalle politiche monetarie, dalle politiche del governo. Gli Stati Uniti si stanno finanziando con un enorme debito estero. La crescita degli americani e la spesa delle famiglie americane viene praticamente finanziata dall'Europa, dalla Cina e dal Giappone. Sì, questo ha a che fare con il fatto che comunque gli Stati Uniti hanno mantenuto un'attrazione molto forte nei confronti dei mercati finanziari, anche per effetto di un'economia più solida, più flessibile, di politiche economiche tutto sommato più sensate. C'è un punto importante sul debito dello Stato americano, e questo punto è che è vero che è finanziato moltissimo dall'estero, ma è anche vero che una fortissima parte di debito pubblico americano è detenuto da istituzioni internazionali pubbliche, cioè dalle banche centrali che detengono il dollaro come valuta di riserva. Questo è un elemento molto importante perché rende molto meno rischioso in un certo senso il debito, perché naturalmente mentre gli investitori privati possono sbarazzarsi del debito pubblico italiano da un momento all'altro, è più difficile pensare che il governo cinese o la banca centrale cinese da un momento all'altro liquidi le proprie riserve di dollari, cosa che farebbe cadere il valore di questo debito e provocherebbe a se stessa una grande perdita. Quindi il fatto che il debito americano si è detenuto in larga misura, intorno al 30%, se non ricordo male, da istituzioni finanziarie internazionali come le banche centrali e così via, questo è comunque un elemento relativo di stabilità del debito americano rispetto a quello di paesi come molti paesi europei ed altri debiti. Quindi l'America è un modello da seguire, oppure anche se l'Europa volesse seguirlo, quel modello non ce la fa in ogni caso? È molto difficile, è un modello, insomma, è un ideale che bisognerebbe perseguire, quello degli Stati Uniti d'Europa, però sul cui cammino ci sono molti ostacoli di natura politica. Paolo Manasse, professore di economia politica dell'Università di Bologna, era in collegamento internet da Milano. Grazie Paolo, dunque a voi per averci seguito, arrivederci. Grazie a te, ciao a tutti.